La domenica nera del VAR, nell'ultimo weekend del campionato di Serie A, continua a far discutere. Dall'Inghilterra alla Spagna, passando per Francia e Germania, l'Europa e anche diverse testate mondiali, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'errore clamoroso dell'arbitro Marcenaro, in occasione di Juventus-Salernitana. La parola scandalo è stata usata a più riprese per sottolineare questo abbaglio che ha trovato conferme nelle dichiarazioni fornite dall'AIA sulla vicenda. Il gol annullato a Milik al 94esimo, che avrebbe ribaltato il risultato della partita fra la squadra di Allegri e quella di Nicola, continuerà a far discutere per diverso tempo. Nel frattempo, negli studi di Pressing, non si poteva non parlare di questo argomento. Le opinioni in studio sono tante, ma una su tutte scuote i presenti gettando ombre sull'introduzione del VAR, che avrebbe penalizzato la Juventus in questo caso, ma che soprattutto sarebbe stato creato ad hoc proprio per punire la società bianconera. A dirlo Massimo Mauro, che ha espresso parole durissime scatenando il caos in studio durante la diretta, provocando reazioni di stupore da parte degli ospiti presenti che di certo non hanno gradito quelle parole. Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente. Il VAR viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il VAR, la Juve vince 4 scudetti consecutivi. Quindi tutti hanno capito che vince la più forte, ha sottolineato Massimo Mauro.